Rassegna stampa di oggi 2 agosto 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Olimpiadi 2026, sala Molla Malagò. Ha prevalso la politica, Milano è disponibile solo a ospitare gare, non per governance. Nel giorno in cui la giunta ufficializza all'unanimità la candidatura, il sindaco Meneghino si sfila. La città doveva essere capofila nella gestione davanti a Torino e Cortina, ma dal punto di vista economico non cambia nulla. Il numero uno dello sport replica: per quanto riguarda la governance, tutte le ipotesi si definiranno più avanti. Rifiuti di sequestrate centrale Enel di Brindisi, Cementi e Ilva. Ceneri idonee per produzione cemento. Alla base della revoca del sequestro, disposta su richiesta dei difensori della società, c'è la perizia disposta dal Tribunale di Lecce nell'ambito dell'incidente probatorio celebrato nei mesi scorsi su richiesta della Procura di Lecce, che ora torna sui suoi passi. Palermo, lo pestano a sangue al pub, gli hanno urlato sporco negro, torna al tuo paese. Che è in provincia di Agrigento. Aggredito a calci e pugni un 23enne di colore di San Giovanni Gemini, ha la mandibola fratturata e ne avrà per almeno un mese. La lite sarebbe stata motivata da un apprezzamento a una ragazza. Al vaglio della procura i presunti insulti razzisti. Andrea Mura, il parlamentare velista ex 5 Stelle, passa al gruppo misto. Il movimento mi ha usato, ha detto. Le parole usate per difendersi dall'attacco del suo collega Ugo Cappellacci di Forza Italia, che su Facebook lo aveva accusato di essere stato assente al 96% delle votazioni. Gli si sono ritorte contro, costandogli l'espulsione dal movimento. Il deputato sardo potrebbe adesso incassare interamente l'indennità prevista, circa 20.000 euro, non dovendo più contribuire al fondo del partito. Sud, la Svimez dice 900.000 giovani se ne sono andati negli ultimi 16 anni, 600.000 le famiglie in cui nessuno ha un lavoro. Le anticipazioni del rapporto Svimez 2018, l'associazione parla di drammatico dualismo generazionale, 578.000 giovani occupati in meno tra il 2008 e il 2017, mentre a trovare lavoro sono stati quasi solo gli over 55. Aumentano le sacche di emarginazione e degrado sociale, anche per la debolezza dei servizi pubblici a partire dalla sanità. Nel 2019 rischio di forte frenata della crescita. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.